parlato della situazione del diporto, abbiamo parlato della situazione del charter, quindi come sarà la ripartenza, e adesso ci occupiamo di un altro tema, che è quello dei marina. Cosa succederà nei marina e nell'ospitalità, nell'ospitality nautica nel prossimo periodo, nel periodo di fase 2 e di ripartenza? Allora, abbiamo qui con noi ospite Amedeo Ferrigno, che è direttore del Marina di Villa Simius, del gruppo Marinedi, per fare il punto della situazione. Ciao Amedeo! Buongiorno a tutti, buongiorno. Come va? Come stai passando la tua quarantena? Ma guarda, dal lato strettamente personale forse noi siamo fortunati, tra virgolette, perché abbiamo lavorato, restrizioni, grazie a Dio, la nostra azienda ce ne ha date poche e quindi sole e mare, diciamo che la nostra clausura è stata più leggera degli altri, insomma, ci riteniamo fortunato per questo punto di vista. Ok, partiamo un po' proprio dal Marina di Villa Simius, che è tra l'altro in un posto splendido, molto, proprio molto bello, molto appetibile anche dal punto di vista turistico. Allora, situazione, posti barca, ormeggi, avete avuto delle disdette per adesso? Allora, tutto ciò che è transito. Sì, ma siamo stati molto fortunati, ci ritengo fortunati perché siamo riusciti a chi aveva prenotato a slittarli nel 2021. E diciamo che tutte le prenotazioni, non erano tante, perché grazie a Dio il virus è partito in periodo di bassa stagione, quindi diciamo che i programmi dei diportisti non erano ancora fatti del tutto. E quindi siamo riusciti a slittare quelle poche prenotazioni. Quindi diciamo che da questo lato ci siamo difesi. La nota positiva è che noi abbiamo circa 550 contratti stanziali parlo sia degli stagionali di chi vive la barca tutto l'anno. Per il 25% sono stranieri, i quali non abbiamo avuto una distanza in questo senso, anzi, ne abbiamo tre che vivono stanziale qui in porto, un austriaco, uno spagnolo, un tedesco, i quali sono rimasti qui a Villa Simius e hanno fatto la quarantena con noi. E di tutti questi contratti abbiamo avuto solo due disdette. E questo ci fa ben sperare per il futuro. Con l'apertura del 4 maggio della regione al quale permette ai diportisti di venire in porto e quindi di usufruire della barca, fare qualche manutenzione, un'uscita di prova, si può andare a pesca. Sembra che qualcosa si muova. Ma voglio dire, è vero, il sud della Sardegna è bellissimo, ma noi stiamo facendo del tutto, appello ai diportisti di venire al sud della Sardegna, perché per la vastità e della bellezza delle coste, il distanziamento sociale sicuramente lo trovano qua e ci sono dei posti bellissimi. Abbiamo fatto del tutto per sanificare i luoghi, facciamo parte di SAF Sardegna per la sicurezza del diportista e quindi noi speriamo in questa benedetta ripresa. Con tutto il cuore, secondo noi, da giugno inizieremo. Perfetto, questo è un bel messaggio quello che hai lanciato. Soprattutto poi c'è anche da dire una cosa. Tu hai detto che potrebbe esserci qualche problema magari per gli stranieri, sicuramente ci sarà meno flusso di stranieri. Questo però vuol dire che per gli italiani sarà ancora più bello navigare in queste acque fantastiche. Sicuramente sì, e quindi gli propongo di riscoprire l'Italia e credo che chi quest'anno aveva deciso come meta di andare oltre il Mediterraneo, credo che quest'anno non lo faccia. E quindi cogliamo l'occasione per rinnovare. È vero, la Costa Smeralda bella ugualmente, la Sardegna è tutta bella. Forse è più fortunata di noi perché, sai, la posizione geografica nostra è un poco più lontana, quindi voglio dire, le miglia nautiche per i velisti lo sanno, per arrivarci da noi è. Però, voglio dire, arrivate perché veramente vale la pena di venire qua al sud della Sardegna.
Ecco, prima mi parlavi appunto di Safe Sardinia, che avete aderito a Safe Sardinia. Mi racconti un po' nello specifico di cosa si tratta? Si tratta di protocolli da seguire per garantire la sicurezza di chi frequenterà le vostre strutture? Sì, sicuramente ci sono dei protocolli. Possiamo aiutare agli equipaggi, ai comandanti, agli ospiti, che di qualunque cosa hanno bisogno ce ne facciamo carico noi, con le autorità marittime, con le autorità in regione ASL e quant'altro, anche i protocolli facciamo tutto noi. L'importante è che loro scelgano di venire in Sardegna, quindi allieveremo qualsiasi problema al diportista. Ok, quando adesso, appunto in questa fase 2, quando un cliente arriverà presso la vostra struttura, prima di accedere alla barca, cosa succederà? Verrà controllato, gli verrà presa la temperatura, verrà garantito il distanziamento sociale, verrà, tra virgolette, scortato alla barca? Come funzionerà nel Marina di Villa Sinus? Allora, il distanziamento sociale tra un posto e un altro già esiste, anche perché diciamo che una media barca è larga 4 metri, quindi voglio dire, va da sé che sono lontani tra di loro, quindi su questo problemi non ne dovremmo avere. Per i turisti forse ci impongono il termoscanner per misurare la temperatura, ma finché saranno di provenienza italiana credo che al momento non ce ne sia bisogno. Quindi sicuramente saremo in allerta, controlleremo che sul pontile, lo sai, i pontili purtroppo sono abbastanza stretti, insomma, nel senso che raggiungono una misura di larghezza massima di 2,50 m, quindi bisogna stare attenti di non creare assembramenti, perché ecco, quello secondo me è l'unico pericolo, tra virgolette, che intravedo di intercettazione dei frequentatori delle barche, ecco, solo quello potrebbe essere una cosa. Un altro pericolo che ci potrebbe essere possono essere i bagni, le docce, eccetera, ma su questo ovviamente abbiamo già pensato e quindi voglio dire, saranno sanificate più volte al giorno, quindi voglio dire, su questo non saremmo sicuramente più restrittivi, perché noi abbiamo una spiaggia vicino, quindi sa, qualche volta qualche bagnante usava i nostri servizi, ma quest'anno non lo permetteremo, non per altro, ma per tutelare i nostri clienti. Certo. Ecco, voi, diciamo, i vostri clienti, ci sono anche tanti charter? Sì, sì. Sì. E devo dire la verità, con le agevolazioni che abbiamo dato ai charter, lavoriamo veramente tanto, ma se pensiamo che nel periodo di quarantena, diciamo da quando è iniziato il coronavirus a oggi, pensavamo di non avere, di non vedere barche in arrivo, ma voglio dire, sono arrivati ben sei catamarani, i quali sono rimasti in strada, non sono entrati, però voglio dire, sono passati. Quindi anche quello è un segnale, perché secondo me se riapriamo i charter riprendono. Poi, da un'iniziativa del gruppo Marine D, noi abbiamo una sorta di sharing, che il cliente, se sceglie un porto nostro in Sardegna, può andare sia a Cagliari che a Trapani che a Villa Sinus, quindi si alterna e quindi diamo questa possibilità al cliente. Certo, e praticamente sicuramente i protocolli saranno simili in tutti i vostri porti marinedi. Certo, certo. Ok. Perfetto, Amedeo, guarda, io ti ringrazio e spero veramente che le acque possano tornare a essere affollate. Secondo te, ecco, no, un'ultima domanda, secondo te quando è che si tornerà a regime? A regime intendo come prima. Faccio una premessa, noi ce la mettiamo tutto, infatti con la classe Melgis stiamo cercando. C'è un mondiale dei Melgis 32. Sì. Il GC32 l'abbiamo sospeso, ma il Melgis 32 dalla ripresa ci stanno pressando, tra virgolette, e sono felice di poterlo fare a fine agosto. Secondo me fine agosto è ancora presto, però secondo me a settembre possiamo farcela. E questo può essere
che ci può dare il via, che ci aiuti effettivamente a ripartire. Quindi facendo ripartire con un mondiale della vela, anche se è una categoria, sicuramente sarà un buon segnale. Io credo che la piena ripresa avvenga nell'estate 2021. Perfetto. Io grazie Mario per le tue parole, per il tuo messaggio e niente, speriamo di vederci presto nel tuo marina di persona. Grazie, okay. Grazie, grazie. Buon vento a tutti. Grazie.